Parto con una citazione. Grandezza e progresso morale di una nazione si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali, diceva Gandhi. A nostro parere il benessere animale dovrebbe essere un tema che la Giunta dovrebbe trattare con maggiore attenzione. In questa Giunta è prevista una delega al benessere animale, ma non mi pare che sia mai stata esercitata seriamente in questo mandato elettorale, come ha recentemente dimostrato la vicenda dei conigli del parco, sul quale non dico altro, ho già parlato prima. I regolamenti comunali di Forlì sul tema del benessere animale sono purtroppo molto carenti, per non dire del tutto inesistenti. Il nostro principale parco è infatti incomprensibilmente interdetto in modo totale all'accesso dei cani. Il divieto è imposto da un regolamento che non dovrebbe avere nulla a che fare con gli animali, e parlo del regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato, che all'articolo 3,5 dice: è facoltà della giunta comunale individuare i parchi o i giardini pubblici nei quali è vietato l'accesso ai cani. E il divieto è esteso praticamente a tutti i parchi del comune. Infatti, a parte il parco delle stagioni, che è l'unico totalmente accessibile, restano accessibili solo alcune poche aree di sgambatura. Alcune di esse sono all'interno di parchi, ma accessibili solo tramite specifico percorso vincolato in entrata e uscita. I divieti presenti a Forlì, oltre ad essere incomprensibili e possiamo dire anacronistici, sono una eccezione nel panorama nazionale. Basta infatti vedere i comuni vicini. Potrei citare ad esempio Ferrara, ma anche Bologna, che ha adottato un regolamento di tutela della fauna urbana già nel 2009. Mentre a Forlì l'ultimo atto in materia è, pensate, un'ordinanza del 1999. Nel regolamento di Bologna vengono recepite le leggi regionali in materia, che ricordo sono ben due: la legge regionale numero 27 del 2000 e la numero 5 del 2005. Vi sono dentro queste leggi tutte le indicazioni e i divieti necessari per la corretta gestione degli animali, fra cui i cani, per i quali viene disciplinata la corretta modalità di conduzione, il loro benessere, e ci sono anche indicazioni per le aree di sgambatura. Pensate che a Bologna hanno regolamentato anche una procedura per richiedere i nuovi sgambatoi, che mentre a Forlì ad esempio vengono chiesti agli assessori direttamente, abbiamo sentito questa voce, poi non so se è vera, a Bologna quando i proprietari di cani, regolamenti iscritti all'anagrafe, non chiunque, se un cittadino ha un cane iscritto all'anagrafe canina, può riunirsi in comitati e produrre le documentazioni necessarie per motivare la loro esigenza di nuovi sgambatoi. Ci sono sul sito del comune i moduli da compilare per chiedere gli sgambatoi. Sarebbe bello copiare anche questo. A Forlì invece purtroppo siamo rimasti indietro. Mentre nel regolamento di Bologna tutte le aree verdi sono normalmente percorribili con cani condotti al guinzaglio, escluse le aree adibite al gioco dei bambini, al contrario a Forlì abbiamo un divieto generalizzato che è anche probabilmente contro legge. Infatti recenti dispositivi giurisprudenziali hanno annullato ordinanze sindacali che contenevano indiscriminati divieti d'accesso agli animali d'affezione alle aree verdi pubbliche, in quanto eccessiva limitazione della libertà di circolazione delle persone. La logica di queste sentenze è quindi quella che non bisogna partire dal divieto totale, perché i cittadini hanno il diritto di essere accompagnati dai propri animali d'affezione, ma è necessario partire da una generale libertà di accesso accompagnata da rare e motivate eccezioni. L'ANCI nel giugno 2013 ha redatto un modello di regolamento tipo per la tutela degli animali e la loro convivenza con i cittadini. Regolamento sottoscritto dalla Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente. Questo regolamento noi l'abbiamo messo in allegato alla nostra mozione, un regolamento che potrebbe eventualmente anche essere approvato tale quale o comunque potrebbe essere un punto di partenza, non vi diciamo di approvare quello per forza.
Infine, la nostra mozione sottolinea anche la necessità di garantire un'adeguata azione sanzionatoria, e questo è importante, nei confronti dei cittadini che non rispetteranno le disposizioni del regolamento, valutando la stipula, se necessario, di convenzioni con associazioni di guardie ecologiche volontarie o simili per garantire il rispetto delle regole, come ad esempio la raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari. La scusa che la gente non rispetterà le regole è puerile e spero di non sentirla in questo dibattito. Se siamo un paese civile, bisogna trovare il modo di far rispettare queste semplici regole, cosa che fra l'altro succede quasi ovunque, quindi non si capisce perché a Forlì non debba essere possibile. Infine, un dettaglio importante. Noi non proponiamo semplicemente di eliminare i divieti e poi lasciare tutto al caso, ma chiediamo di presentare... Scusi un attimo, consigliere. Io, consigliere, capisco quando c'è la sala piena fra pubblico e tutti i consiglieri. Veramente, francamente, tutto sto brusio con, lasciatemelo dire, quattro gatti in aula non mi sembra proprio uno spettacolo bello. Prego. Noi chiediamo appunto di realizzare un progetto pilota della durata di un anno, la cui efficacia, compreso soprattutto l'effettivo rispetto delle regole e la qualità della convivenza fra persone e animali nei parchi, dovrà essere valutata dopo appunto un anno. A nostro parere è un tentativo che tutti noi come rappresentanti dei cittadini abbiamo il dovere di fare per venire incontro alle richieste e alle esigenze di numerosi forlivesi che negli ultimi anni hanno dimostrato una crescente sensibilità al tema del benessere animale. Grazie. Volevo chiedere se la mozione i consiglieri del Movimento 5 Stelle acconsentano a votarla per punti e non integralmente, dato che sono quattro punti. Se per voi è possibile scorporarli in quattro punti distinti. Lo dica. Va bene, però volevo sottolineare un particolare. Approvare solo il regolamento e dire rimane il divieto comunque di accesso totale al parco urbano non avrebbe molto senso. Quindi chiedo una certa coerenza. Dopo, però per noi va bene insomma votare per punti. Prego. Un richiamo al regolamento, non si può telefonare in aula, per favore, che escano chi sta telefonando. Consigliere Maretti, non l'avevo visto, non si telefona. C'ho una... Non me ne sono accorto, consigliere. Pare che tout court, così, in una sola seduta, approvare una mozione comprensiva di un regolamento così, che mi pare abbastanza complesso, mi sembra un salto troppo grosso, francamente, per cui io chiederei che si prenda un pochino tempo e che lo si veda col contributo di tutti aprendo un dibattito, perché un regolamento sul benessere degli animali è un regolamento importante e quindi mi pare troppo affrettata questa, perché non si tratta solo di una mozione. La mozione è comprensiva di un regolamento, quando mai si approva un regolamento così, seduta stante, eccetera, all'ultimo momento, mi pare eccessivo, francamente. Consigliere Benini. Precisazioni, perché sennò qua si perde veramente la bussola. Io fatico a credere, Wanda, che tu non abbia compreso che in realtà nella mozione c'è scritto che a titolo esemplificativo viene allegato. Per cui, quando questo Consiglio approva una mozione e impegna la Giunta, poi la Giunta dovrà, assessore, parlo con lei, dovrà prendere in considerazione il voto espresso e quindi la considerazione di questo Consiglio e tradurlo in realtà. Siete voi che poi dovete portare qua in Commissione qualcosa. Riesce a essere fuori luogo ogni tanto e anche nervoso. Vabbè. In realtà siete voi come giunta che dovete portare poi nelle commissioni la stesura e le modifiche ai nuovi regolamenti in base alla direzione politica che questo Consiglio sceglie. Per cui trovo le obiezioni veramente, scusatemi, puerili. Cioè stiamo ragionando qua, stiamo ragionando da consiglieri comunali, non è che siamo qui
anche se siamo in pochi, discutiamo su quello che abbiamo. C'è una proposta, è 4 mesi che è depositata lì, c'è una bozza per capire come in commissione discutere e fare un regolamento, le variazioni magari con l'aiuto degli uffici si potranno trovare. Non penso che siano scuse accettabili quelle del prendiamo tempo, non ci siamo, oppure bisogna modificare dei regolamenti. È ovvio che bisogna modificare dei regolamenti, perché se applicate l'esclusione dei cani dal parco, che non ci sono regolamenti che lo, se non ci sono regolamenti appositi che lo vietano, siete anche oltretutto fuori regola, per cui cioè, mi sembra talmente palese. Credo che siamo assolutamente sulla luna quando si decide di allegare a una mozione un regolamento. Quindi approvando la mozione approviamo un regolamento senza che sia passato attraverso la commissione verifiche e procedure amministrative, senza che abbia avuto l'iter che deve avere, un intero regolamento, neanche non so, un appendice, una modifica a un regolamento già esistente. Per cui assolutamente no. Fermo restando che non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, cioè il benessere animale è sicuramente un errore. No, allora io un emendamento su una mozione che prevede di approvare un regolamento allegato non... in calce, cosa c'è scritto in calce? Su, cosa c'è scritto in calce? Delibera il seguente regolamento per la tutela degli animali. Cos'è questo? Non è il regolamento. Dov'è la mozione? Fai vedere la mozione. Cosa dice la mozione? Il Consiglio Comunale. Fai vedere la mozione. Dov'è la mozione? È questa. Fai vedere. La mozione è questa. E i punti dove loro chiedono sono questi quattro. Allora. Appoggio il regolamento, annullare eccetera eccetera, garantire, valutare, e questo regolamento che è qui, cos'è? Allora voi stralciate, questo qui viene tolto perché non ha senso che sia qui allegato alla mozione, così facciamo chiarezza immediatamente e il No, ma tu non puoi approvare una mozione con allegato la bozza di un regolamento. Allora, noi lo togliamo questo, va bene, se lo togliamo così non c'è questione, ma è stata approvata la mozione, qui c'era la bozza. Lo togliamo, salviamo il principio. E quello diventa un contributo. Quello poi, quando andremo a studiare il regolamento, guarderemo anche questo, ma guarderemo anche qualcos'altro, immagino, no? Quindi l'importante è fare chiarezza su questo argomento qua. Togliamo, non so come sia finita qua, lo togliamo, hai capito? E poi valutiamo ovviamente i tempi per un regolamento nostro che tenga conto di una serie di norme che andremo a individuare, se volete anche basandoci su questo, ma non certamente allegando questo alla mozione che si va ad approvare, che dopo non abbia più forza questo rispetto a altre cose che magari troviamo che ipotizziamo che siano più valide. Quindi io propongo di sì alla mozione, stralciando, eliminando questo regolamento che vi è allegato, punto. Ok. Consigliere Maretti. Allora, nella mia vita ho avuto, quello che facevi i conti adesso, è il nono cane. Un paio hanno campato, uno 19 anni, uno 18 anni, altri un po' più. Per cui faccio delle scelte, ad esempio non vado al mare per stare col mio cane, per andare a spasso col mio cane. Io ammiro lo sforzo che sta facendo il consigliere Zanotti per cercare di dare una parvenza di mozione generosa sul benessere animale e quant'altro. Però io mi sono abituato ad ascoltare le mozioni dei consiglieri 5 Stelle e anche stavolta un caos di robe, mettono dentro
tutto quello che viene sbagliato a Bologna, stavolta no, Bologna hanno fatto, cavolo, Bologna è grande e hanno fatto, per forza hanno fatto, tu hai un cane, abiti, che ne so, in vicino Piazza 5 Giornate, per trovare un punto di poi devi prendere l'auto, andare fuori Bologna, c'era. Ma Forlì non ha questa necessità. Qui i cani girano in piazza, danno fastidio alla gente, e se vanno nel parco, carissimo, danno fastidio alla gente, perché nel parco sì, perché come pisciano nel muro, lo fa il mio cane, penso che lo faccia anche il tuo, se non gli metti il pannolone piscia nei prati dove giocano i bambini, il giorno dopo le mamme contestano questo provvedimento. Allora io dico, bisogna ragionare sul benessere dell'animale, ma il benessere dell'animale non è portarlo al parco urbano. Benessere dell'animale si tratta di viverci e starci, hai capito? E attorno al parco urbano ci sono chilometri, chilometri, chilometri di posti che ti ci puoi andare. Io ho smesso di fumare. Fumavo, ho smesso di andare al cinema quando hanno fatto divieto di fumare, poi dopo ho smesso anche di fumare. Non posso andare al cinema col cane e di conseguenza non vado al cinema, capito? Cioè, secondo me nelle vostre azioni alla fine non c'è mai generosità, capito? Sono dei 5 Stelle. Allora, consigliere Vergini, poi andiamo al voto. Consigliere Vergini, aspetti. Consigliere Vergini, per evitare un passaggio, ha sentito non solo una proposta, anche una da parte del consigliere Ragni. Quindi, se vuole prendere in considerazione. No, ma infatti forse volevo meglio parlare proprio di quello. Allora, va bene la proposta di votare per punti. Se il consigliere Ragni vuole togliere un pezzo, può fare un emendamento. Possiamo toglierlo. Però volevo sottolineare. Ma dove? Ma non è così. Allora, voglio chiarire. Tu la togli, ma tu la togli. Tu con un emendamento, se no non la voti. Scusa, non ho capito. Dai, le tue strumenti, puoi usare l'emendamento, madonna. Allora, se. Termini, consigliere, Ragni, calmi. No, allora, posso spiegare. Allora, se il consigliere Ragni vuole togliere una parte, qualunque parte vuole dal regolamento, fa un emendamento e la toglie. Se no, vota contro, non c'è nessun problema. Volevo solo sottolineare che a proposito di questo regolamento, che ripeto non è vincolante perché, come è stato fatto notare anche da alcuni esponenti del PD, qui nel punto 1 c'è scritto che si chiede alla Giunta di realizzare un apposito regolamento in linea con i principi di equità e con le linee guida dell'ANCI, ma non quel regolamento, cioè è chiaro la cosa, no? Detto questo, sottolineo comunque questo regolamento, se volete si può anche mettere da parte e farne uno nuovo, però questo regolamento è stato sottoscritto dall'ANCI e l'ANCI, sottoscrivendolo, dice che è un accordo quadro con l'impegno da parte dell'ANCI della massima promozione del regolamento per la sua adozione da parte dei sindaci italiani. Quindi è l'ANCI che vi chiede di prendere questo regolamento, poi magari potete fare qualche aggiustamento, ci sta anche farne anche uno nuovo se volete, però è fatica sprecata. Questo è un regolamento già molto dettagliato, preciso, e sul quale c'è stata la convergenza di tantissime forze politiche, quindi non capisco questa avversione, però ripeto, questo regolamento, questa mozione non obbliga l'adozione di questo regolamento e sarà una commissione a valutare il regolamento che la Giunta proporrà e a votarlo, emendarlo come meglio si preferisce. Cos'altro aggiungere? Ripeto di nuovo che secondo me è un po' riduttivo non abrogare la parte dove si chiede di rimuovere i divieti, perché le linee guida di questi regolamenti suggeriscono appunto proprio di non fare dei divieti generalizzati, ma
fare divieti specifici, non so, aree per i bambini, divieto, area, non so, che può essere soggetta a danni, divieto. Ovviamente non si chiede di far entrare i cani ovunque in tutti gli edifici, si chiede di far entrare nei parchi pubblici, che sono comunque degli habitat naturali, che nel parco urbano ci sono tantissimi animali, ci sono piccioni, ci sono conigli, ci sono tantissimi animali che sporcano anche, fra virgolette, quindi io non ho visto tutta questa sporcizia in giro per questi altri animali, e i cani che dovranno essere accuditi dai loro proprietari, che dovranno raccogliere le deiezioni, non vedo come possono creare danni, chissà quali danni al parco, visto che è così un po' in tutta Italia. L'importante è ovviamente far rispettare il regolamento e sanzionare chi non rispetta queste basilari regole. Il gruppo Forza Italia, che vista l'indisponibilità dei colleghi del Movimento 5 Stelle a emendare motu loro la delibera, volete mantenerla così? Benissimo. Noi non ve la votiamo, va bene? Noi non andiamo a votare una delibera con un regolamento allegato. Aggiungo un'altra cosa: votiamo contro e ne ripresentiamo una delle nostre, va bene? Oh. Bene, calma. Allora, abbiamo terminato, consigliere Verzino. Calma, consigliere Verzino, lei è già intervenuto due volte. Bellissimo. Allora, consigliere Verzini, brevissimo. Sarò brevissimo. Io voglio dire che, per come la vedo io, quando un gruppo, una forza politica propone una mozione, sta alle altre forze politiche fare gli emendamenti. Non si capisce perché noi dobbiamo autoemendare una mozione che noi proponiamo. Sembrerebbe quasi che noi disconosciamo quello che abbiamo scritto. Quindi io non avrei avuto problemi al fatto che il consigliere Ragni facesse un emendamento, poi il Consiglio vota l'emendamento, io avrei votato comunque la mozione senza il regolamento, quindi non capisco questi voli pindarici che voi fate per giustificare un voto contrario che veramente non ha senso, Ragni. Allora, passiamo al voto, ovviamente siamo sempre all'interno dell'oggetto 14, primo punto, ovvero realizzare un apposito regolamento di tutela della fauna urbana e benessere animale in linea con i suddetti principi di equità e con le linee guida dell'ANCI da sottoporre per approvazione al Consiglio Comunale. È aperta la votazione su questo? Prego. È chiusa la votazione. Dodici favorevoli, un contrario, cinque astenuti. Contrario il consigliere Minutillo, astenuti i consiglieri Gardini, Ragni, Biondi, Burnacci e il sottoscritto. A favore i consiglieri Ancarani, Zani, Freschi, Laghi, Zanetti, Sansavini, Giulianini, Zanotti, Zoli e Bertacini Paolo. Allora, il punto 1 della mozione è, diciamo, è passato. Passiamo al punto 2, ovvero annullare nel momento dell'entrata in vigore del suddetto regolamento tutti gli attuali divieti indiscriminati di accesso al verde pubblico per cani regolarmente condotti, quando non deliberati da provvedimenti motivati nel rispetto delle norme indicate dal regolamento secondo i principi di proporzionalità ed equità fra cittadini proprietari e non proprietari. È aperta la votazione. Sì, è aperta, prego, prego. È chiusa la votazione. 6 astenuti, 10 contrari, 2 favorevoli. Favorevoli i consiglieri del Movimento 5 Stelle, astenuti i consiglieri Bertacini Paolo, Zanetti, Burnacci, Ragni, Biondi, Gardini, contrari il sottoscritto, i consiglieri Ancarani, Zani, Freschi, Laghi, Sansavini, Giulianini, Zanotti e Zoli. Quindi il punto 2 non ha superato il voto. Punto 3. Garantire un'adeguata azione sanzionatoria nei confronti dei cittadini che non rispetteranno il regolamento,
valutando la stipula, se necessario, di convenzioni con associazioni di guardie ecologiche volontarie o simili. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. 3 favorevoli, 9 contrari, 5 astenuti. Contrari i consiglieri Zoli, Giulianini, Sansovini, Freschi, Laghi, Zani, Ancarani, il sottoscritto e Minutillo. Astenuti i consiglieri Zanotti, Biondi, Ragni, Gardini, Burnacci. Favorevoli i consiglieri Zanetti, Paolo Bertacini, Vergini e Benini. Quindi, ripeto, 4 favorevoli, 9 contrari, 5 astenuti. Quindi il punto 3 non è approvato. Passiamo sul punto 4, valutare a un anno di distanza dall'adozione del regolamento l'efficacia dello stesso e se esso ha garantito una corretta convivenza tra le persone e gli animali e il rispetto delle esigenze di tutti i cittadini, disponendo eventuali correzioni. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. 4 favorevoli, 4 astenuti. No, scusi. Sì, 4 favorevoli, 4 astenuti. 10 contrari. Contrari consiglieri Minutillo, Zoli, Zanotti, Giulianini, Sansovini, Freschi, Laghi, Zani, Ancarani e il sottoscritto. Astenuti consiglieri Biondi, Ragni, Burnacci, Gardini. A favore i consiglieri Bertacini, Paolo, Zanetti, Benini e Vergini. Quindi anche il punto 4 non è approvato.